Salve a tutti signori, io sono Kale, vi do il benvenuto o il bentornato qui su White Wolf. Oggi siamo su un video abbastanza differente in quanto siamo su un video tag in cui mi ha taggato l'amico di Evil Phoenix. Andate a vedere il suo canale se non siete ancora iscritti, perché è davvero molto bravo. Il video in questione è essere gamer e mi hanno fatto ha delle bellissime domande, che sono circa 14. Poi a fine video taggerò alcuni di voi. Allora, la prima domanda è: qual è stato il gioco che hai amato di più? Allora, io non ve lo nascondo, credo di avervelo già detto tante volte. In realtà sono tanti i giochi che ho amato, tipo che adesso vi potrei dire BioShock Infinite, perché BioShock Infinite è stato quello che il finale mi ha scosso tantissimo. Vi giuro che alla fine di BioShock Infinite io sono rimasto lì fino alla fine dei titoli di coda e per altre 2 ore. Tra l'altro io BioShock Infinite l'avevo finito alle 3:30 di notte, perché sono partito che dovevo ancora recuperare Elizabeth, però ho detto cazzo, lo devo finire stanotte. Mi ci sono messo, ho fatto il barcone, cioè che barcone, il dirigibile, che è stato un parto, quella parte lì è stata tremenda, anche perché lo stavo giocando a difficoltà abbastanza alta, e quando ho visto il finale sono rimasto a bocca aperta per circa 2 ore fermo davanti allo schermo della TV. Ma non è BioShock Infinite il gioco che ho amato di più. Il gioco che ho amato di più effettivamente è Mass Effect, perché io e Mass Effect li ho giocati uno dietro l'altro. Tra l'altro dovete sapere che io con Mass Effect ho un passato abbastanza difficile, in quanto Mass Effect è un gioco che ho odiato all'inizio. Agli inizi io ho odiato Mass Effect. Mass Effect mi era stato regalato per Natale, io l'ho iniziato, sono arrivato circa al salvataggio di Tali. Arrivato al salvataggio di Tali non ho fatto neanche la cerimonia da spettro, ho detto no, questo gioco non mi piace, mi fa schifo, l'ho mollato. Un anno dopo non sapevo che cosa fare, non avevo giochi, stavo aspettando, era sempre Natale, tra l'altro eravamo sempre Natale, ero da solo perché mia madre lavorava, mia sorella era da mio padre e l'altra mia sorella era in Svizzera, e non sapevo cosa fare. Ho detto vabbè, non ho giochi, che cosa faccio? Ho messo su Mass Effect, l'ho ripreso, ho fatto la cerimonia del spettro, ho giocato Mass Effect per circa 6 ore di fila quella notte. Il giorno dopo sono andato a comprare Skyrim, ho giocato Skyrim che è sempre tra i miei 5 giochi preferiti, ma sono tornato su Mass Effect direttamente. Ho continuato a giocare Mass Effect, prima di finirlo sono corso a comprare il secondo perché era già uscito, ho giocato il secondo Mass Effect, prima di finirlo sono corso a comprare il terzo perché non potevo staccarmene, ho giocato il terzo Mass Effect e sul finale non mi sono ancora ripreso dopo circa 3 anni che ho finito quel gioco, perché Mass Effect non è un gioco. Mass Effect non si gioca, Mass Effect si vive, ragazzi, perché essere Shepard è forse l'esperienza più bella che possiate avere, perché vi giuro che quando ho finito, perché Mass Effect, cioè, i personaggi sono fatti maledettamente bene. Se voi li ho giocati di fila, se voi giocate solo Mass Effect, tutti e tre di fila, non vi date una pausa, vi giuro che sarà come essere Shepard a tutti gli effetti. Vi giuro che io ero davvero innamorato della mia Jack a tutti gli effetti. Quando il mio Shepard ha avuto il finale che ha avuto, quando ho abbandonato Garrus, ho abbandonato Liara, che sentivo realmente come miei migliori amici, è stata un'emozione reale, è stato, l'ho provato realmente quello che c'è, cioè quell'amicizia era probabilmente più reale di molte amicizie che ho avuto con persone vere, cioè. Mass Effect è il santo graal, basta, Mass Effect è il meglio del meglio. Ma passiamo direttamente alla seconda puntata, seconda domanda, scusate. Qual è il genere di giochi che hai giocato e quale preferisci? Non è un segreto che i miei giochi preferiti sono GDR, RPG e comunque gli action game, insomma tutti i giochi, o comunque tutti i giochi che hanno una trama decente. Se hanno una trama decente io lo gioco. Puoi anche avere la grafica di, non so, della PlayStation 1, ma se hai una grafica da Dio io ti vengo a giocare e ti spolpo a tutti gli effetti. Se poi hai delle ambientazioni pazzesche, hai un gameplay fatto come si deve, allora beh, io e te staremo insieme per tante tante ore. La terza domanda è:
quanti e quali PC e console hai posseduto. Io in realtà non ho posseduto tantissime console. E ho iniziato col Game Boy Pocket. In seguito è arrivato il Game Boy Color. Tra l'altro vi posso dire che su entrambe queste console ho giocato solo a Pokémon. Però mi sono fermato a Pokémon Rubino perché poi mi sono rotto, mi dispiace. Ma Pokémon dopo un po' mi è sembrato troppo monotono e l'ho abbandonato. Infatti ho avuto Game Boy Advance, Game Boy Advance SP. Aspettate, con l'SP però ho giocato anche tutti i Signori degli Anelli, che erano fatti fottutamente bene per Game Boy. Poi vabbè, c'era la mia PlayStation 1. Voi dovete sapere che, tra l'altro, c'è una cosa interessante che dovete sapere sulla PlayStation 1. Io con la PlayStation 1, visto che ci giocavo da bambino, e comunque da bambino non ho mai avuto chissà quanti amici, e quelli che avevo comunque non avevano una PlayStation, io tra l'altro potevo usare la PlayStation solo il sabato e la domenica, perché i miei sono sempre stati abbastanza severi su queste cose, perché dicevano devi studiare, ma non potevo usare la mia PlayStation quando volevo. Mi nascondevano tipo il filo della PlayStation, cioè l'attacco, per cui non potevo attaccarla, anche se non ho trovato uno di riserva, per cui alla fine quando non c'era non ci giocavo comunque. E ci potevo giocare solo sabato e domenica per 2 ore di fila. Dovete sapere che io ricominciavo tutte le volte il gioco, perché non avevo la minima idea che esistessero le memory card. Dovete sapere che io ho finito tipo Spyro, il primo, ho dovuto essere molto veloce per finirlo, perché non avevo la minima idea che si potesse salvare, quindi io ricominciavo sempre dall'inizio. Tutti i benedettissimi giochi io li ricominciavo dall'inizio. E non dimenticherò mai il fatto che non ho mai finito Harry Potter e la Camera dei Segreti, perché era troppo lungo da finire e non sapevo che si poteva salvare. Era un bambino estremamente stupido. Quarta domanda: quale dispositivo per giocare, PC, console? Ah, tra l'altro, aspettate, ho avuto anche il PC. Nel momento in cui le persone hanno avuto la PlayStation 2, io ho avuto il PC, ho giocato al PC. Infatti non dimenticherò mai Gothic, Stronghold Crusader. Madonna, Stronghold Crusader credo che sia il gioco su cui ho passato più ore in generale. Poi ovviamente ho avuto la PSP, adesso ho poi ho avuto la PS Vita, che non serve a me, merito cazzo, non accendo da circa un anno. Ho l'Xbox One, che adesso mia madre ha monopolizzato, perché non riesco ad usarla perché è uscito Netflix, signori, e non riesco a giocare perché mia madre deve guardare le sue serie TV. Bella cosa. E vabbè, la 360 ovviamente. Quale dispositivo per giocare al PC console altro ti è rimasto più nel cuore? Quello che mi è rimasto più nel cuore credo che sia stato il mio primo PC, come vi ho già detto, perché veramente Gothic è stato probabilmente il gioco che mi ha avvicinato davvero ai videogames, perché prima di Gothic proprio zero. E poi la mia 360, che comunque utilizzo ancora la mia 360 come una vita, cioè come un terzo della mia vita ormai, cioè proprio fa parte di me, è la mia ragazza, cioè la mia 360 c'è sempre stata nei momenti bui e cattivi, vi giuro che l'amo quella console. Quante ore giochi al giorno? Dipende dai miei impegni. Posso passare tipo 3 settimane senza accendere niente perché non ho tempo, come posso passare tipo 4 ore ogni giorno su un gioco. E il mio orario preferito di solito è dalle 22 in poi e basta. È stato il gioco più brutto a cui hai giocato? Il gioco più brutto a cui ho giocato? Questa è una bella domanda. Non so cosa rispondervi. Sto cercando di capire. Credo che ci fosse un gioco che si chiamasse Vampire the Masquerade. Adesso non. Però non mi viene in mente. Sapete il gioco più brutto che ho mai giocato? Ma! Bella domanda. Non riesco a trovare un gioco brutto. Che. Seriamente. Che giochi ci sono? Non lo so, signori, non lo so. Passiamo oltre, quando mi verrà in mente ve lo dirò. Qual è stato il gioco che ti ha fatto più bestemmiare? Vi direi Dark Souls, ma in realtà è stato il primo Bioshock. Dovete sapere che il primo Bioshock ha una difficoltà che anormale è pari a quella di Bioshock Infinite a 1999. Non sto scherzando. Il primo Bioshock era il male, perché era troppo difficile quel
gioco. Anche se però devo dire che Ornstein e Smaug sono stati abbastanza difficili, e su Dark Souls 2 ho trovato dei seri problemi, anzi li sto trovando tuttora col drago antico e col cacciatore oscuro. No, anzi, ho provato tipo 3 minuti fa a buttare giù il cacciatore oscuro, mi ha bisciottato. Preferisci il gaming online o in solo? Preferisco di gran lungo il gaming in solo, infatti molte volte la mia Xbox non è minimamente attaccata a internet. Hai mai stretto legami che poi sono diventati vere e proprie amicizie che ancora conservo grazie al gaming online? Dovete sapere che io giocavo a un MMO. Questo MMO si chiamava Rebels. Questo MMO mi ha quasi rovinato la vita, del tipo che ho avuto senza idea di diventare capogilda. E dovete sapere che in questo gioco il livello massimo era al 170, io ero diventato capogilda al 22, e tutte le persone in gilda erano più basse di me. Ora, voi dovete sapere che per aiutare le persone della mia gilda io mi portavo avanti il mio main ogni tanto, però tutte le volte che arrivava un gruppo di persone da portare al massimo, infatti il mio main ci ha messo tipo quasi un anno per arrivare al 150, infatti io mi sono fermato al 156, 170, non ci sono mai arrivato. Io creavo un PG per aiutare tutte le persone della mia gilda e portavo quel PG al massimo per expare insieme a loro e portare avanti queste cose. Insomma, con questa gilda ho avuto dei rapporti meravigliosi, perché nonostante il fatto che questo gioco mi ha portato via un casino di tempo, è il tipo che mi stava rovinando, vi giuro che io andavo alle superiori quando uscivo a questo gioco, in quarta, vi giuro che in quarta ero completamente fuori di testa, tipo dovevo andare a scuola, dicevo ma tanto c'è il teletrasporto, non c'è bisogno che mi alzi per prendere il pullman, userò il teletrasporto, oppure userò il mio drago e ci volerò sopra e andrò a scuola. Stavo completamente perdendo senso della realtà, signori, e infatti dopo un po', grazie al cielo, ci sono stati dei problemi in gilda, l'ho mollata, e una volta che praticamente la gilda non c'è più stata mi sono rotto il cazzo dal gioco, l'ho mollato subito e ho ripreso la mia vita reale, grazie al cielo, perché veramente mi stava rovinando. Però realmente questo gioco è stato importante per me, ho stretto davvero tantissime bellissime amicizie, tant'è che la mia gilda è stata davvero una seconda famiglia. Vi giuro che a Natale eravamo lì insieme, festeggiavamo insieme, ci facevamo gli auguri, quando c'era bisogno di qualcosa ci aiutava, se davvero c'era gente che tipo ti regalavano le cose dallo shop, se ne avevi bisogno, ti expavano, e tutto, era una gilda davvero perfetta, è solo che poi si è perso un po' l'obiettivo di gilda, che alla fine era aiutarsi, e c'era chi pensava solo ad expare e non c'era più il rapporto che c'era all'inizio. Insomma, ho detto c'era circa 3 milioni di volte qui. Anche la tua ragazza è un gamer come te? Quale ragazza, scusate? Pensi che continuerai a giocare ai videogames, e se sì per quanto tempo ancora? Anzi, però vi posso dire una cosa interessante su ragazze. La mia ex mi ha regalato davvero, cioè, io, dovete sapere che io amo Dragon Age è uno dei miei giochi preferiti in assoluto, e mi è stato regalato da una mia ex ragazza che tuttora è la mia migliore amica, e vi giuro che se non fosse stato per lei non avrei mai conosciuto Dragon Age, per cui Alison ti ringrazio davvero. Pensi che continuerai a giocare ai videogames? E se sì, per quanto tempo ancora? Provate a staccarmi dai videogames, vi arriva un macete dritto in fronte. Non sto scherzando, fino ai 100. Fino ai 100. Vado al massimo fino ai 100. Hai mai provato la sensazione che nessun gioco riuscisse a divertirti? Sì. Sì, ho avuto questa sensazione perché c'è stato un periodo in cui avevo troppi giochi. Troppi giochi. Quando inizi a giocare così tanti giochi insieme perdi di vista tutto, perché veramente non ti diverti più, giochi un pezzetto di questo, un pezzetto di quello, un pezzetto di quello, e alla fine non ti ricordi neanche come cavolo si gioca il gioco che avevi iniziato, e non sai nulla. Tra l'altro veramente, cioè, più non ti diverti perché non ti prende il gioco, perché se tu
hai bisogno di andare a cercarne altri, di iniziarne altri, vuol dire che quello che stavi giocando precedentemente non ti ha preso minimamente. E questo mi è successo, non mi divertivo più. Infatti in quel periodo non ho praticamente più giocato a nulla. Grazie allo zio Ariar, che tra l'altro ho conosciuto ieri grazie a una live bellissima che ha tenuto Malicious. E devo pensare a chi taggare, adesso ve lo dico. Comunque signori, io taggo Broken Face, a cui faccio gli auguri per i 200 iscritti. Poi taggo Alberto Arcan Midori. Poi taggo Orochi. E basta, perché praticamente tutti quelli che volevo taggare in realtà li hanno taggati Fenix. E non conosco altre persone che non hanno fatto questo video, e soprattutto non è che io conosca così tanti youtuber, per cui anzi taggo anche Chris is back Redfield, anche se credo che al momento non vedrà questo video, però io ti ho taggato. Ciao, ci vediamo, ciao ragazzi. Dimenticavo, ringrazio Phoenix per avermi taggato in questo video, e inoltre vi invito sempre a lasciare un like e iscrivervi, e se vi va a condividere questo video. E altra cosa più importante, per lo speciale dei 100 iscritti, che in realtà adesso sono 120, vorrei tenere una live, per cui siete tutti invitati. Chi vuole partecipare, partecipi, mi mandi un messaggio, scrivetemi, fate quello che volete. Ci vediamo, grazie ancora e alla prossima.